Saranno completati a metà della prossima settimana i lavori di manutenzione del manto stradale al cimitero Angeli. Interventi quelli programmati dall'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Tumminelli di concerto con l'assessore all'area cimiteriale Graziella Riggi, anche in previsione della commemorazione dei defunti, per far fronte all'emergenza, ovvero per tamponare le buche profonde delle vie interne a Camposanto, trasformate ormai in delle vere e proprie murattiere, in attesa di ulteriori interventi che saranno finanziati con gli oneri di urbanizzazione. I lavori hanno preso il via nei giorni scorsi dopo il taglio delle erbe investanti, l'incasso dei tubi dell'acqua e la scarifica del manto stradale. In queste ore si sta procedendo con la bitumatura da parte degli operai della ditta incaricata. Lavori finanziati nell'ambito dei 150.000 euro stanziati per l'appalto di manutenzione delle strade cittadine. Sempre la prossima settimana prenderanno il via i lavori di pulizia straordinaria delle palazzine delle società sottoposte a sequestro da parte di un dipendente comunale che farà da supervisore, e di 8 lavoratori dei cantieri di servizio. Si proseguiranno con i lavori di rifacimento del manto stradale anche l'anno prossimo. Intanto abbiamo iniziato all'interno del cimitero con la manutenzione delle strade principali, delle viarie all'interno del cimitero monumentale, e poi in previsione futura si dovrà fare una ricognizione delle strade che dovrebbero essere mantenute da un punto di vista di manto stradale. Abbiamo scelto, ecco, di fare una piccola manutenzione, come ho detto prima, delle strade principali all'interno del cimitero. Lo scerbamento, la pulizia dell'area cimiteriale, nonché si sta predisponendo all'esterno dell'ingresso del cimitero monumentale un'area di sosta che servirà per la salita e la discesa dei passeggeri del bus navetta nei giorni dal 31 di ottobre al 2 di novembre, ovvero un incolonnamento delle persone che servirà a non far formare alcuna calca, così come solitamente accade negli anni in cui, nei momenti in cui c'è la commemorazione dei defunti, e che con un ordine si potrà, ecco, salire e scendere dall'autobus. Ma è chiaro che poi dovranno essere realizzate anche con lo stanziamento di altri finanziamenti negli appositi capitoli di bilancio.